Oggi apriamo il nostro notiziario parlando del sequestro del piccolo Giovanni. Negli studi abbiamo il padre del bambino rapito che vuole rivolgere un appello ai rapitori di suo figlio. Ma da scusare, radioascoltatore, con vostro permesso, so dico due parole per mio figlio. Fate carità, fate tornare a casa, figlio mio, che mamma so è malata e manco sape, che su tre giorni manca di casa. Fate carità. Io figlio mio, casira quando vengo a mia sirfinge, e goleri mi fa sempre massa. Signore rapitore, che è un povero padre di famiglia che vi parla, e cerco di farmi forza per dirvi che sbagliastro se questo. Io sogno un povero operaio come tanti, e tutti sti soldi che voliti io non l'avevo visto mai. Avevo solo sto figlio che per nostra sventura è magari malato, e stiamo facendo tanti di sacrifici per poterlo aiutare a essere in giro di salute come tutti gli altri picciriti. Se volete io vi posso dare tutto quello che c'è dentro. Maratemi, figlio mio, fatemi carità, fatemi carità. Sapessi io verassi tutte cose, ma io non c'hai un niente, ora lo sapete. Fate tornare a casa, figlio mio, dai è tutta ricchezza tuo papà. Il padre del bambino è molto commosso e noi tutti ci uniamo a lui, sperando che con queste parole qualcuno dei rapitori si faccia vivo, anche telefonando nei nostri studi, dando qualche speranza a questo padre di famiglia sconvolto che non ha avuto più la forza di parlare. Pronto, sono uno dei rapitori, mi passo il bambino. Pronto, papà? Papà, rispondi! Pronto, Giovannino, come stai? Papà, io sto bene. Ma tu stai piangendo? No, Giovannino, è che sogno contento che ti sento, papà. Papà, e la mamma come sta? Domani, se Dio vuole, ci fanno l'operazione. E oggi ti volevo dire, no, papà? Papà, il signore che è vicino a me mi dice che ormai è tutto finito. E stasera mi riportano a casa. Sì, Giovannino, donna, papà, donna. Papà, io ho pensato a te e alla mamma e sono felice ora che ti ho sentito. Sì, figlio bello, magari io sogno con te. Papà, non piangi. Questi signori mi ripetono che tutto è finito. Non stai piangendo, Giovanni. Anzi, mi dicono che portiamo un regalo per la mamma, come quello che tu le volevi comprare e non avevi soldi. Sì, Giovannino, sì. Papà, questi signori mi dicono di chiudere, se no si fa tardi per venire a casa. Sì, figlio bello, sì, torna. Papà, aspettami, non andare a letto. Ciao, papà. Giovannino, passaci mano per me a te, signore. Fate carità, picchi tutta ricchezza, io figlio mio, la sera quando vengo a mia sissice, che goleri mi fa sempre passare. Ringrazia a Dio, signori, picchi stasera torno, figlio.
figlio mio, e andame a casa donna l'allegria, e a gioia di la mamma e